Per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore, offrire diagnosi più precoci e garantire a queste persone il sostegno fisico e psicologico necessario, la Fondazione Pascale con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed il contributo di varie associazioni promuove la serata di beneficenza Quest'anno mettiamocelo in testa perché guarire è un fatto di testa. Un evento che si terrà venerdì 21 settembre a partire dalle 20 presso il Teatrino di Corte del Palazzo Reale. E questa amministrazione ha scelto di non ospitare l'inceneritore e di non ospitare più discariche. In questi anni i territori sono stati avvelenati e questo paradossalmente ha causato un'impennata di malattie tumorali, nonostante si potesse contare sul fatto che la Campania è la regione più giovane d'Italia. Il benessere psichico, l'umore buono facilita appunto la guarigione. Quindi importantissima questa manifestazione, importantissima la presenza di tutti questi artisti che hanno messo a disposizione loro stessi e le loro capacità per la raccolta fondi. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli e servirà a promuovere una raccolta fondi destinata ai pazienti in trattamento oncologico. Sempre venerdì, dopo lo spettacolo, la serata proseguirà con esibizioni di tango presso il circolo ufficiali dell'esercito. Siamo vicino a chi combatte contro malattie difficili come il cancro, quindi sosteniamo l'iniziativa della Lega Nazionale dei Tumori, del Pascale, la sosteniamo in termini di comunicazione, di servizi, in ogni modo e di vicinanza. Questo è importante perché la raccolta di fondi per stare vicino anche psicologicamente a chi soffre. Noi siamo un'amministrazione che abbiamo nella solidarietà il nostro DNA e Napoli ha nel cuore grande la sua identità, quindi siamo convinti che il 21 settembre sarà un successo di solidarietà.